Eccoci di nuovo in contatto con Help. Mentre Gianfranco Asveri continua a dipingere, c'è qualcuno che fra un po' dipinge sul palco. Il gruppo si chiama Puerto Rico e la canzone Lasciami Andare. Ti prego non cercarmi, lascia che tutto finisca qui. Stati d'animo alterati, tentativi inutili. Siamo solo le copie di noi stessi, negativi ormai sbiaditi. Nel silenzio quel pensiero unico di noi due amanti ideali, separati dall'incomprensione. Siamo solo le copie di noi stessi, negativi ormai sbiaditi. Gracias. Benvenuta, deve essere un po' strano stare dall'altra parte sul palco. È bellissimo, è bello veramente, è bello ed è bello essere qui, molto. Ma adesso noi purtroppo, dico purtroppo perché questa è una di quelle puntate, ci sarebbe voluto 3 ore, comunque Paola Maugeri tornerà per adesso e parleremo con lei, parleremo con questi Puerto Rico, questo gruppo che ha questa sonorità dolcissima che ti avvolgono ed sono perfette per la puntata di oggi, perché tutto oggi è stato così calmo, così dolce. Quindi hai cominciato prima nei Puerto Rico che a diventare presentatrice. Infatti è quello che dice Thomas, non ti bastava suonare, invece poi ti sei voluto mettere a fare la presentatrice, esattamente l'opposto di quello che dici tu. Però la presentatrice doveva essere un lavoretto che ci permettesse di poter suonare in tranquillità, invece è andata bene. E quindi faccio la presentatrice, sono molto contenta perché comunque fino adesso ho avuto la fortuna di presentare dei bei programmi, però il mio cuore batte per qualcos'altro.
Ecco, Paola Maugeri presenta Night Express, che è un programma che va in onda su Italia 1, dove c'è musica dal vivo, come c'è musica dal vivo a Elb, come c'è musica dal vivo a Roxy Bar. Ed è anche molto brava, devo dire che ha un inglese che, se avessi il suo inglese, probabilmente non mi sarei preso il tappiro d'oro o altre cose, quindi è bravissima. E sa fare anche le interviste, quindi diciamo, saresti da sposare, perfetta, o c'hai dei difetti? Ho molti difetti. Quindi non credo, probabilmente sì, un giorno sarò da sposare, però adesso la cosa, mi sono già sposata, fondamentalmente sono sposata con loro, quindi è una vocazione. E allora conosciamo Puerto Rico partendo da uno xilofono. Lui è il maestro di Gregorio, il nostro direttore musicale. Buongiorno maestro. Buongiorno. Io questo è uno xilofono che vedo spesso, questo mi manca, questo è vibrafono. Vibrafono questo, sì, e vedi già ho sbagliato. E questo? È la marimba. Una piccola marimba questa qui. Origine? Africana. Fammi sentire il suono. Sentiamo. Dal balafon. Fammi sentire il suono. Che è accordato per pentatonica. Questo invece è la sua. Appunto per pentatonica invece, ho capito. Potenza della musica, senti questa musica, ti viene voglia di metterti lì sotto una palma e stare lì fermo. Evocativa. E lei? Roberta Castoldi, la nostra violoncellista. Con origini classiche? Sì, origini e come dire attualità classiche. Conservatorio? Sì. Orchestra? Anche. E in orchestra cosa dicono quando ti vedono qui con un plug che va dentro questo strumento? Dicono che faccio soffrire il violoncello, che lo torturo. Allora fammi sentire come si tortura un violoncello attraverso un affare che diventa elettrico. Concordo, lo fai soffrire. Alla batteria, ma mi hai trasformato la batteria? È successo qualcosa? Hai abbassato i piatti? Che è successo? Sì, io suono pochi pezzi della batteria, a malapena sono questi, quindi mi limito a non suonarne altri. Massimo Ferrarotta la batteria. E poi abbiamo alla chitarra con questa bellissima Rickenbacker. È vecchia originale o è rifatta oggi? È una Rickenbacker dell'89, modello Susan Hoffs. Però è uno stile vecchio questa Rickenbacker. Forse è ripresa un po' da quella di John Lennon, però snellita. È una chitarra da donna, è leggerissima infatti. E come mai tu usi una chitarra da donna? Perché quando ho visto questa chitarra in un negozio a Oslo, in Norvegia, mi sono innamorato perdutamente. Avevo 17 anni, ho lavorato 3 mesi e me la sono comprata. Oslo? Ma tu non sei francese? Sono catanese. Di Catania? Di Catania con madre norvegese. Ah, quindi vi viaggi un po'. E perché una canzone in francese? Canzone in francese perché comunque fondamentalmente io subito dopo il liceo ho studiato 2 anni a Parigi. E quando vai in un paese subito dopo l'adolescenza, comunque nel periodo post-adolescenziale, sei estremamente ricettiva nei confronti di tutto e di tutti. E studiare per me 2 anni a Parigi ha significato moltissimo nella mia formazione. E ho sempre scritto un diario in francese in questi anni, perché è una lingua che amo moltissimo. A questo punto, quando poi stavamo scrivendo i testi per Inverno a Honolulu, io ho tirato fuori il mio diario e loro hanno già capito dove volessi andare a parlare. Ho detto, va bene, facciamo una canzone in francese. E da qui è nato Passage Clouté, anche se poi c'è un altro pezzo all'interno del disco che si chiama Thomas Amoureux, che è un valzerino in 12 ottavi, che i miei maestri mi correggano, in 3/4, sai, un, deux, trois, un, deux, trois, che è veramente, secondo me, anche uno dei pezzi ai quali siamo più affezionati nel disco. Quindi abbiamo un po', il presidente della V2, Willy Eman, ci dice che noi facciamo pop da camera, che peraltro è una definizione che ci ha dato Roberta, geografico, perché lui dice che abbiamo questa capacità, appena suoniamo un pezzo, di trasportare l'ascoltatore verso un luogo lontano. E quindi adesso andiamo a Parigi, sì. Passage Clouté, che non significa altro che strisce pedonali. Presque 6 mois que je ne te vois pas. Tu es parti sans aucune vraie raison. Je suis une fille qui essaye de reprendre son garçon. Je
Puerto Rico.